Ciao a tutti, sono Davide di Sinistra Classe Rivoluzione Trieste e nel video di oggi parleremo di un pezzo importante della resistenza partigiana, quale fu la resistenza sul confine orientale. Penso sia utile, nonostante questa sia una discussione di carattere storico, partire da un problema di attualità, perché esattamente una settimana fa, venerdì 12 giugno, per la prima volta in 75 anni si è celebrata in maniera ufficiale e solenne una giornata per ricordare la liberazione di Trieste dall'occupazione titina. Un evento che noi abbiamo denunciato e che dal nostro punto di vista rappresenta non solo un deterioramento del dibattito storico in città, ma un vero e proprio approfondimento dell'attacco politico che la destra sta portando avanti oramai da moltissimi anni nei confronti della resistenza e della memoria storica dei partigiani. Questo contributo di oggi, nei suoi limiti, vorrebbe avere due scopi da questo punto di vista. Il primo, un po' più particolare, diciamo, è quello di dotarci di un armamentario storiografico, per quanto possibile, utile a smontare le menzogne che la destra sta portando avanti oramai da 20 anni. Il secondo, più generale, che ci interessa anche da militanti politici, è quello di studiare le vicende della resistenza giuliana e jugoslava per trarne delle lezioni generali valide per l'oggi e utili per chi, come noi, ha l'ambizione di costruire un'organizzazione rivoluzionaria internazionalista su queste terre di confine. Lo studio della resistenza sul confine orientale, appunto, ci permette di entrare dentro tre aspetti fondamentali dell'analisi marxista, che sono il ruolo della classe operaia nei processi rivoluzionari, la questione nazionale e il problema della direzione politica del movimento rivoluzionario. Ora, per comprendere la particolarità della resistenza giuliana, della resistenza jugoslava, occorre inquadrare un attimo i tratti tipici di quello che la storiografia ha chiamato il fascismo di confine, ovvero la particolare politica del regime fascista su dei territori che non erano e non sono omogenei dal punto di vista nazionale ed etnico. Il regime su queste terre, a Trieste, in Istria, dovete affrontare nei fatti due principali nemici. Il primo, il principale, era il proletariato, la classe operaia, che era plurinazionale, mista, composta da lavoratori italiani, sloveni, croati, serbi, e che aveva già decennali tradizioni di lotta, solidarietà e fratellanza. Il secondo nemico con cui il fascismo dovette fare i conti su queste terre era la presenza e l'esistenza di una borghesia, in particolar modo slovena, che si era sviluppata durante gli ultimi anni della dominazione asburgica. La politica snazionalizzatrice del fascismo, quindi, rispondeva ad esigenze storiche della borghesia triestina di lingua italiana, fondamentalmente. Disciplinare la classe lavoratrice ed eliminare ogni possibile concorrenza del capitale slavo. La vittoria del fascismo quindi rappresentò un salto di qualità nella politica aggressiva del capitalismo italiano verso i Balcani, che dal 1922 in poi disporrà tra l'altro di tutta una serie di strumenti repressivi per portare avanti i propri interessi, strumenti che prima dell'avvento al potere delle bande di Mussolini la borghesia non aveva. Alcuni di questi strumenti sono abbastanza noti: l'italianizzazione forzata dei cognomi e della toponomastica, il divieto di parlare o insegnare la lingua slovena, la lingua croata, la chiusura tramite decreto o semplicemente tramite devastazione squadrista dei giornali sloveni e dei circoli di cultura, sportivi, ricreativi,
oltre che delle sedi del movimento operaio. A questi strumenti il regime affiancò una vera e propria politica di colonizzazione, che è un po' meno nota, ma altrettanto importante, di colonizzazione appunto dei terreni a maggioranza slava che erano stati inglobati dentro il Regno d'Italia a seguito del Trattato di Rapallo del 1920. Parlo quindi fondamentalmente dell'entroterra triestino, del Carso e dell'Istria. Innanzitutto le banche e le cooperative di credito slovene furono liquidate e assorbite da quelle italiane. Ma una vera e propria politica colonizzatrice il regime la portò avanti sul fronte agricolo, inaugurando un ente statale che si chiamava Ente per la Rinascita Agraria delle Tre Venezie, che servì di fatto a coordinare una vera e propria politica di esproprio e di riassegnazione dei terreni a coloni italiani, che non provenivano tra l'altro né da Trieste né da Gorizia, ma addirittura dall'interno dell'Italia e anche della regione del sud. Fu una vera e propria politica di sostituzione etnica da questo punto di vista nelle campagne, che determinò l'accentuarsi del legame tra la questione nazionale e la questione sociale. In pochi anni, quindi dal 1927 in poi, buona parte dei contadini sloveni e croati che prima erano proprietari si trovarono a lavorare come operai o mezzadri la terra per i nuovi proprietari italiani, che erano ovviamente fedeli al regime. Questa corresponsione tra divisione nazionale e divisione sociale c'è fondamentale per capire gli eventi del 1943, delle cosiddette foibe istriane, che per ragioni di propaganda la destra inserisce nel grande calderone della questione delle foibe, ma che furono in realtà una vera e propria jacquerie, una rivolta contadina dei contadini slavi contro i padroni italiani. L'acuirsi della repressione nazionale poi rendeva urgente per il Partito Comunista d'Italia, che era la forza egemone nella classe operaia multilingue dei centri industriali, Monfalcone, Trieste, Muggia, Pola e Fiume, di dotarsi di una politica nazionale corretta, innanzitutto per difendere l'unità della classe operaia, in più per trascinare dietro ad essa, dietro il proprio programma, gli elementi radicalizzati della gioventù e della piccola borghesia slava. Un'esigenza che si faceva pressante nella misura in cui il nazionalismo jugoslavo agiva come forza attrattiva nei confronti di centinaia di antifascisti sloveni o croati che erano stati costretti a lasciare la Venezia Giulia e a stabilirsi nel regno di Jugoslavia. In realtà, a questa esigenza i comunisti non sempre risposero con tempismo e con decisione. Dobbiamo aspettare infatti il 1927 con il congresso di Lione per trovare nel programma del Partito Comunista d'Italia una formulazione completa del problema nazionale della Venezia Giulia, secondo tra l'altro le linee guida di alcuni anni prima, come erano emerse dal dibattito del Comintern e dall'elaborazione di Lenin. Il documento che fu approvato in questo congresso parlava per la prima volta di diritto di autodeterminazione fino alla separazione della nazione slovena dagli stati in cui era divisa, fondamentalmente il Regno d'Italia, il Regno di Jugoslavia e l'Austria. E questa, quindi l'autodeterminazione fino alla separazione, fu l'essenza anche del cosiddetto accordo tripartito, che fu stipulato nel 1933 dal Partito Comunista Italiano, Partito Comunista Sloveno e Partito Comunista Austriaco, che confermò nei fatti la linea dell'autodeterminazione fino alla separazione. Nonostante queste formulazioni furono ribadite nel corso appunto di questi due incontri e furono sostanzialmente corrette, dobbiamo rilevare che rimasero più sulla carta che altro. Dobbiamo tenere di conto infatti che la fine degli anni 20, l'inizio degli anni 30, sono gli anni in cui, a seguito della degenerazione burocratica dell'Unione Sovietica, il Comintern si trasforma da
partito mondiale della rivoluzione, a portavoce della politica estera sovietica. Rimasero sulla carta quindi non e non solo per la scarsa capacità di metterle in pratica, che era dettata fondamentalmente dalla situazione di clandestinità e di disorganizzazione che i partiti comunisti vivevano sotto la dittatura, ma in particolar modo non furono messe in pratica perché di volta in volta si doveva trovare il modo di farle corrispondere agli interessi della politica estera di Mosca. Questo fu particolarmente vero nella seconda metà degli anni 30, quindi poco dopo la stipula dell'accordo tripartito, quando a seguito della vittoria del nazismo in Germania e con la formulazione della politica dei fronti popolari, la parola d'ordine della separazione della Slovenia dal Regno di Jugoslavia fu fondamentalmente abbandonata perché contraria alle indicazioni di Mosca, che vedeva appunto nel Regno di Jugoslavia, che era fondamentalmente alleato della Francia, un baluardo contro il nazismo. Quindi nonostante già in quell'epoca si iniziassero a intravedere le divergenze tra burocrazie nazionali dei partiti comunisti, divergenze che sarebbero poi emerse pienamente nel corso degli anni 40 e a guerra conclusa, dobbiamo ribadire che il sentimento unitario della base del Partito Comunista Italiano e della base del Partito Comunista Sloveno premeva per la massima collaborazione tra i partiti e tra gli attivisti italo-sloveni. Da questo punto di vista, i momenti più interessanti di collaborazione e condivisione avvenirono in parte al di fuori del controllo dei gruppi dirigenti dei partiti ufficiali. Una di queste esperienze più importanti e più conosciute fu quella del Partito Comunista Sloveno del Litorale, fondato nel 1937 dal giovane comunista triestino di lingua slovena Pinko Tomasic. Questo gruppo, attivo tra Trieste e il litorale, appunto, promuoveva la formazione di comitati misti italo-sloveni, strinse forti legami con gli elementi più a sinistra del nazionalismo sloveno che erano già armati e promosse la parola d'ordine di una repubblica sovietica slovena fondata sul potere diretto della classe operaia. Nonostante questo gruppo ebbe vita breve, perché fondamentalmente entro il dicembre del 1941 tutti i suoi principali quadri erano in prigione o furono fucilati, come appunto avvenne per Pinko Tomasic, l'impatto di questo gruppo e della sua elaborazione fu significativa sul movimento operaio della Venezia Giulia. Ma ad imprimere un salto di qualità nel dibattito e nell'organizzazione dei comunisti italiani e sloveni furono in realtà il maturare degli eventi storici. Il 6 aprile del 41, infatti, gli eserciti dell'Asse invasero il Regno di Jugoslavia. A seguito di questa invasione, l'Italia annetterà direttamente la quasi totalità di quella che noi conosciamo oggi come Slovenia e dintorni di Fiume, che furono definiti significativamente provincia di Lubiana, mentre promuoverà, grazie alla forza delle baionette tedesche, la nascita di due stati indipendenti in Croazia ed in Serbia, sotto il governo dei nazionalisti Ustascia e Cetnici. Salto di qualità che questo evento impose derivava dal fatto che l'invasione della Jugoslavia impresse nella coscienza di milioni di sloveni, di croati, di bosniaci, di serbi, l'idea che la politica snazionalizzatrice del fascismo, grazie anche alla forza dell'esercito tedesco, si sarebbe trasformata presto in una vera e propria politica di sterminio. Fu così che 20 giorni dopo l'invasione della Jugoslavia, il 26 aprile, su iniziativa del Partito Comunista Sloveno, nacque il fronte antimperialista, che alcuni giorni dopo fu ribattezzato Fronte di Liberazione del Popolo Sloveno, o Svobodilna Fronta, che chiameremo per semplicità OF. In realtà è proprio grazie al gruppo di Tomasic e alla prevalenza di sentimenti internazionalisti
che già nell'estate del 41, quindi a poche settimane dalla creazione dell'OF, vengono costituiti comitati della stessa, misti, italiani e sloveni, al di fuori della provincia di Lubiana, quindi sul litorale, in particolar modo tra Trieste, Monfalcone e Carso Triestino. Un entusiasmo tale che già alla fine del giugno del 41 si registrano delle prime azioni partigiane sul Carso Triestino per opera di un gruppo di operai comunisti guidati da Anton Scibelia, che anticiperanno addirittura le prime azioni partigiane in Serbia, che come sappiamo fu il cuore del costituendo esercito partigiano di liberazione. Nei confronti di questa guerriglia slava che stava iniziando a svilupparsi, la posizione ufficiale del Partito Comunista Italiano era una posizione critica, ma ancora una volta la pressione della base costrinse il Partito Italiano e il Partito Sloveno a stringere un accordo e a promuovere, in particolar modo a Trieste, la costituzione e la formazione di comitati di agitazione misti dentro le fabbriche, quindi a prevalenza operaia. Ed è già quindi nel dicembre del 42 che sorgono i primi embrioni di quell'organizzazione che poi divenne Unità Operaia, che fu assieme ai comitati dell'OF e ai GAP comunisti la struttura principale dell'insurrezione operaia partigiana che agevolò l'ingresso e la liberazione di Trieste da parte del nono corpus dell'esercito jugoslavo il 1° maggio del 45. Quello che emerge, guardando in maniera necessariamente superficiale la resistenza sul confine orientale, è il carattere fortemente classista e fortemente internazionalista della stessa. E il più grande esempio in realtà di questa natura, di questo sentimento di fratellanza, non ci viene da Trieste, ma ci viene da Monfalcone, dove già nel 1943 si costituì la cosiddetta Brigata Proletaria, composta da soli operai dei cantieri dell'Alto Adriatico, una brigata il cui nome sarà per sempre legato al nome di Ondina Peteani, che fu la prima partigiana donna della Resistenza italiana, e a quello della famiglia Fontanot, che potremmo definire un po' la famiglia Cervi della Venezia Giulia, alla cui memoria appunto furono rinominate le brigate di partigiani italiani inquadrati all'interno dell'armata jugoslava. Quindi tutto questo processo avvenne nonostante i limiti delle organizzazioni, limiti che furono gravi e che vanno compresi appunto all'interno di una critica generale dello stalinismo. Infatti il problema di Trieste e dei confini, come emergerà nella metà degli anni 40, non si sarebbe presentato se lo sforzo rivoluzionario della resistenza italiana non fosse stato deviato dal Partito Comunista di Togliatti sui binari della collaborazione di classe con i partiti borghesi, che non potevano accettare una ridefinizione così importante dei confini stabiliti nel 1920. Dopo l'8 settembre del 1943, la divergenza sul problema di Trieste, sul problema dei confini e sul problema nazionale emerse in maniera ancora più forte a causa del ritorno dal confino o dall'esilio di tutti i principali quadri politici del PCI che difendevano la linea del Fronte Popolare di Togliatti. Quindi, nonostante in tutta la Venezia Giulia nel 1943 oramai si erano già costituiti comitati misti dell'OF e fossero prevalenti soprattutto nella classe operaia, Luigi Frausin, che era il principale dirigente del Partito Comunista Italiano a Trieste, impose al partito innanzitutto l'allentamento dei rapporti con il Partito Comunista Sloveno, e chiese la costruzione di comitati del CLN, che formalmente non esistevano per l'inconsistenza dei partiti borghesi e per la mancanza di radici nel movimento di massa che questi partiti avevano. Radici che, tra l'altro, questi partiti non furono in grado di mettere nemmeno in una fase successiva, perché
Tant'è che appunto ciò che viene ricordato come l'insurrezione del CLN triestino del 30 aprile non fu altro che un tentativo disperato di anticipare l'arrivo dell'esercito partigiano da parte di un organismo che non aveva una reale rappresentanza nella società triestina, se non che in alcuni settori dell'apparato statale e in particolare della Guardia Civica e della Guardia di Finanza. Andando a concludere, ciò che dobbiamo aver chiaro è che il carattere insurrezionale e di classe della resistenza jugoslava e giuliana fu una conseguenza diretta del modo in cui il capitalismo si era sviluppato nella Venezia Giulia, del modo in cui questo sistema accumulò tutta una serie di contraddizioni che esplosero e che si espressero attraverso la resistenza armata contro il nazifascismo, e dal modo con cui il fascismo in particolare difese gli interessi del grande capitale durante 20 anni di dittatura e 4 anni di aggressione imperialista. Così quando sul Piccolo del 30 aprile 2019 abbiamo letto che il 1 maggio del 1945 ci fu la, testuali parole, la calata delle orde di Tito a Trieste, noi dietro questo linguaggio che definiamo tolkieniano, leggiamo tutto l'odio che la borghesia italiana ha sempre nutrito verso gli operai in armi che durante la resistenza ne misero in discussione il dominio. La liberazione di Trieste il 1 maggio del 45, come d'altronde tutta la guerra partigiana, non fu, come si suol dire, un pranzo di gala. Fuori dal controllo dell'amministrazione partigiana si svolsero, è vero, regolazioni di conti personali e violenze private. Ma nel suo complesso la violenza partigiana fu organizzata e fu indirizzata politicamente non contro gli italiani, ma contro i fascisti, i nazisti e i loro collaboratori, in un processo di epurazione politica che accomunò tanti processi di resistenza in giro per l'Europa. Per questo rifiutiamo non solo l'idea che il fenomeno delle foibe sia paragonabile ad una pulizia etnica, ma rifiutiamo pure l'idea che si possa in qualche modo confondere o mettere sullo stesso piano la violenza degli oppressi con la violenza degli oppressori. E i numeri, pur non volendo fare una contabilità macabra, i numeri con cui gli storici più seri fanno i conti ormai da anni parlano chiaro: 600 scomparsi da Trieste, 500 da Gorizia, per un totale di circa 2-3 mila scomparsi, di cui solo una piccola parte, tra l'altro, fu giustiziata con il metodo dell'infoibamento. Ora, ci rendiamo conto che nel corso di un video è impossibile riassumere in maniera completa la vicenda del confine orientale, ed è per questo, per completezza, che penso sia giusto rimandare alla lettura di alcuni contributi scritti. Il primo che consiglio è l'opuscolo che abbiamo prodotto sulla Resistenza, Una rivoluzione mancata, che propone un'analisi generale appunto del fenomeno della Resistenza. Gli altri contributi che mi sento di proporre e verso i quali sono in debito anche per questa relazione sono i libri e gli interventi di quegli storici che in questi anni hanno dato battaglia per la verità storica e che sono Alessandra Kersevan, Claudia Cernigoi, Sandy Volk e Pietro Purini. Da alcuni di loro sicuramente ci dividono molte valutazioni generali, in particolar modo sulla Jugoslavia socialista e su Tito, ma crediamo che comunque questi storici abbiano dato dei contributi fondamentali per una rilettura della resistenza sul confine orientale. Che noi è una rilettura che non vogliamo fare al passato, ma una rilettura, come ho detto all'inizio, che vogliamo fare con uno sguardo al futuro. Perché l'unica cosa che noi vogliamo mettere nei libri di storia è il fascismo, è il militarismo, il nazionalismo e i confini nazionali. La resistenza di partigiani sono vivi nella lotta per un mondo nuovo, nella lotta di chi oggi si sta organizzando contro questa crisi, contro la barbarie del capitalismo, e quindi ribadiamo quel lungo filo rosso che lega il nostro impegno, la nostra lotta
a Trieste e dappertutto con l'esperienza della resistenza e il sacrificio dei partigiani. Morte al fascismo, libertà ai popoli.